tutti abbiamo diritto a una difesa, ma anche gli animali. Perché gli animali sono come noi, provano emozioni, soffrono. E questo è un concetto importante che la Corte di Cassazione ha fatto proprio. Infatti la Cassazione definisce gli animali come esseri senzienti, ovvero sia in grado di sentire. Questo concetto è importantissimo perché ha permesso ad EMPA, attraverso il suo potere di denuncia, di diffida, di partecipazione ai processi come parte civile, di elevare quella che è la tutela degli animali, che non è solo tutela del sentimento per gli animali, ovvero sia si va a tutelare quello che è il senso di pietà che prova una persona quando vede un animale stare male, ma abbiamo portato quello che è il sentimento degli animali, cioè l'animale che sta male. Questo grado ulteriore di conoscenza etologica, scientifica, che ovviamente sostiene questo costrutto, ha fatto sì che di volta in volta le sentenze, tenendo conto di tutto questo, abbiano creato una giurisprudenza innovativa. La giurisprudenza è un insieme di sentenze che vanno a disciplinare dei casi concreti, o meglio, vanno a statuire, a decidere su dei casi concreti che sono degli illeciti, dei reati commessi a danno di animali. Questa giurisprudenza che EMPA negli anni ha fortemente curato, stimolato, è patrimonio di tutti. Non resta all'interno di un tribunale, non resta all'interno di un ufficio legale, no, è patrimonio di tutti quanti, cittadini, guardie zoofile, forze dell'ordine, tribunali stessi, pubbliche amministrazioni, tutti noi. Quando c'è una sentenza sappiamo che quel comportamento che viene configurato come illecito, consegue una pena e quindi funge da monito. Ma l'attività di EMPA non è solo questo, l'attività di EMPA è anche di più. Perché questo sentimento per gli animali e degli animali sono insieme e spesso si integrano al punto tale che abbiamo delle situazioni dove si porta all'attenzione delle autorità non solo un reato a danno di animali, ma anche di persone che ha commesso prima, dopo o anche in contemporanea. Parliamo di tutti i casi in cui, ad esempio, abbiamo dei compagni che per vendetta contro la propria compagna o ex compagna vanno a creare, cagionare violenza contro l'animale della propria compagna o ex compagna. O parliamo di bambini o poco più di bambini che commettono atti crudelissimi contro gli animali, si filmano e poi pubblicano per ricevere dei like, per essere popolari. O parliamo di liti fra vicini di casa, dove i vicini di casa, per vendette reciproche, liti reciproche, poi alla fine si vanno a vendicare appunto sugli animali del vicino. Parliamo anche della pericolosità sociale, quella che stiamo cercando soprattutto nell'ultimo anno di portare all'attenzione delle autorità. Chiunque commette reati a danno di animali, soprattutto un certo tipo di reati a danno di animali, deve ritenersi socialmente pericoloso perché non ha un sano rapporto uomo-animale e questo purtroppo fa presagire, come studi scientifici ormai dimostrano da anni, che studi portati avanti dalla Link Italia, ad esempio, con la quale noi collaboriamo, che spesso questi comportamenti a danno di animali sono semplici espertizzazioni, semplici, verso poi un reato ulteriore che si commette verso le persone, in particolare le categorie deboli, donne, bambini, anziani, fragili sostanzialmente. Ecco quindi che la nostra attività giudiziale è molto più ampia di quella che è apparente tutela dell'animale in sé, che ovviamente è la nostra mission ed è imprescindibile. Ma è importante capire che questa interazione uomo-animale è molto più pregnante, molto più stretta di quello che si immagini. Ma la nostra attività non è solo giudiziale, noi cerchiamo anche tantissimo di fare consulenza. Consulenza per aiutare tutti coloro che ci chiedono appunto un aiuto, un consiglio, un come comportarsi, un cosa fare. Quindi noi cerchiamo di risolvere i problemi di coloro che in ambito animale si trovano a doverli affrontare. Basti pensare che durante il lockdown abbiamo dato risposta a circa 3.000 richieste di consulenza.
aiuto, consulenza in generale. Abbiamo creato dei vademecum per poter orientare le persone anche in varie situazioni diverse. Abbiamo cercato di dare il supporto più grande possibile a coloro che sono stati vittime di situazioni difficili, quindi di non sapere dove lasciare i propri animali perché magari si è malati. E quindi insomma abbiamo cercato in tutti i modi di essere, attraverso ovviamente rispetto sempre del principio di legalità, di supporto e aiuto anche a coloro che avevano magari subito delle sanzioni che reputavano ingiuste perché stavano andando a aiutare, tutelare gli animali. Il nostro ufficio legale è quindi abbastanza eterogeneo, come possiamo vedere, e io non posso che ringraziare tutti coloro che ci collaborano e voglio ringraziare fortissimamente quella che è l'attività delle nostre sezioni volontari e guardie zoofile, perché loro hanno il polso del territorio. È proprio grazie a loro che siamo riusciti anche a scoprire una sorta di geografia dei reati, nel senso che al nord-est, ad esempio, si configurano più reati a danno di animali o situazioni a danno di animali che sono inerenti al traffico illegale di animali da compagnia che arrivano dall'est Europa. Nelle zone agricole ci troviamo invece di fronte a delle detenzioni di animali in era incompatibile perché magari il detentore, per risparmiare sui costi di gestione degli animali, addirittura non presta loro le cure minime sanitarie, non si occupa delle sterilizzazioni, quindi genera randagismo che è molto purtroppo ancora numeroso come proprio quantità di animali sul territorio al sud Italia e dove lì ad esempio si registrano degli atti di intolleranza verso gli animali molto, molto gravi. Quindi vediamo che questa sinergia in realtà ci riporta di nuovo in un'aula di tribunale, perché questa sorta di geografia dei reati che nascono dalle segnalazioni delle nostre sentinelle sul territorio, ci consente quindi di portare all'attenzione delle amministrazioni quelle che sono delle realtà che poi vengono sanzionate a livello proprio di illeciti veri e propri. Tutto questo spero che possa continuare a essere portato avanti, perché poi ci sono anche delle grandissime soddisfazioni, come in tutti i casi in cui gli animali che sono stati ad esempio sequestrati vengono dati in affidamento a persone ai quali questi animali si affezionano moltissimo, e ancora di più quando parliamo ad esempio di animali adulti che sviluppano una gratitudine immensa nei confronti dell'adottante, e se anche solo uno di questi animali riesce a raggiungere una famiglia dove vivere serenamente, questo per noi è la soddisfazione più grande che va al di là di ogni sentenza di condanna. È importante, ed è questo il compito che ENPA in ambito legale vuole assolvere fortissimamente. Il compito è quello di far sì che aumenti sempre più il senso di responsabilità delle persone, che debbano considerarsi ogni giorno ospiti di questo pianeta, insieme agli animali, alle cose, alla vegetazione, a tutto ciò che lo compone, perché è solo attraverso il rispetto di tutti i soggetti conviventi, diciamo, siamo coinquilini su questo pianeta, che si può pensare e concretizzare quella che è la conservazione della stupefacente bellezza che ci circonda. Noi dal canto nostro ci saremo sempre per aiutare chiunque ne abbia bisogno e per appunto difendere gli animali, che come dicevo, anch'essi hanno diritto ad avere un avvocato, l'avvocato degli animali.